a tutti ragazzi, eccoci qua in un nuovo video. Oggi andremo a parlare di una teoria sul rafter. Prima di partire dico che questi sono solamente i miei pensieri e che quindi non è nulla di vero. Ma iniziamo subito. Cosa sappiamo sul rafter? Rafter è l'ultima isola della Grand Line dove si presuppone ci sia lo One Piece. E le uniche persone che ci sono arrivate sono Roger e la sua ciurma. Sappiamo che nessun logposto punta verso quest'isola e che per arrivarci bisogna avere i quattro Red Penguin Griff, e sono quattro Penguin Griff speciali, ognuno di essi indica un punto. Unendo questi punti su una mappa, il punto di intersezione sarà il posto dove si troverà Rafter. Le informazioni però secondo me più importanti che ci vengono date su Rafter sono date da Crocus, l'ex medico della ciurma di Roger. Infatti lui ci dà delle informazioni molto vaghe, come se lui non ci fosse mai andato, ma secondo me ci è andato e come. Infatti, come vediamo, quando parla di Rafter, dietro di lui si forma, diciamo, una specie di montagna, o comunque un'isola piccola, si forma comunque un'immagine. Secondo me, quello è proprio Rafter. Però è la Rafter che vedrebbe chi non riesce a vedere oltre, chi non riesce a sentire la voce delle cose. E ora vi spiego perché. Quindi, grazie ai Penguin Griff, arriviamo su quest'isola. Ma sarebbe così semplice andare a questo grandissimo tesoro? Secondo me no. Quindi, secondo me, il tesoro si troverebbe su quell'isola, ma nascosto. Infatti sappiamo che Oda prende spunto dalle cose reali. Infatti sappiamo che troviamo nella vita reale, ci sono state città, sotto altre città, un esempio è Troia, o comunque monumenti che si trovano sotto la terra, sotto strati di terra, quindi sono nascoste. Cosa potrebbe centrare la capacità di sentire la voce delle cose? Cosa potrebbe aiutare Luffy appunto ad arrivare a questo grande tesoro? Mi potrebbe aiutare che se veramente fosse nascosta, ci dovrebbe essere un passaggio per arrivarci. E sentire la voce delle cose, Luffy lo potrebbe aiutare ad arrivare in questo posto, che è nascosto. Infatti, come possiamo vedere, Roger vuole dire a Barba Bianca dove si trova questo tesoro. Ma Barba Bianca rifiuta. Cioè vuol dire che ci sarà un posto per entrare in questo tesoro, se così lo possiamo chiamare, visto che secondo me, vabbè, oltre ai soldi ci sarà pure qualcos'altro. Quindi chiamiamolo tesoro. Quindi, riassumendo, non serve secondo me solo sapere la posizione dei quattro Point Glyph, ma serve pure secondo me la voce serve l'abilità di sentire la voce delle cose per arrivare a questa entrata per questo grandissimo tesoro. Quindi io vi lascio con questa mia teoria, possiamo dire un po' azzardata, io la oserei dire così, però non si sa mai, visto che Oda ci piace stupirci sempre, gli piace stupirci sempre, quindi io vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!